ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il Movimento 5 Stelle in Abruzzo ha ottenuto un ottimo risultato, con oltre il 18% delle preferenze si è posizionato al secondo posto dopo Fratelli d'Italia. Un risultato che porta ad eleggere due parlamentari, una deputata e una senatrice, Daniela Torto e Gabriella Di Girolamo, entrambe riconfermate. Quest'ultima ha avuto la meglio sul presidente del Consiglio regionale, il forzista Lorenzo Sospiri. Ja, se lo aspettava? Guardi, la questione era abbastanza dibattuta durante la campagna elettorale, nel senso che c'era questa possibilità, lo sapevamo e abbiamo lavorato molto per ottenere questa riconferma. I dati erano abbastanza chiari, diciamo, prima di avere l'ufficializzazione, credo, ecco, erano chiari a me, erano chiare alle persone che mi seguivano e suppongo anche al mio competitor fosse tutto chiaro, però insomma abbiamo comunque atteso la dichiarazione ufficiale da parte del Ministero per questa riconferma. Conferma e dunque non ci siamo sbagliati con i nostri conteggi. Io credo che come Movimento 5 Stelle riusciremo a continuare a portare avanti le nostre battaglie, le nostre tematiche. Abbiamo fornito al Paese un importante strumento che ha creato una fascia di protezione sociale che è il reddito di cittadinanza e sul quale faremo ferma opposizione nel momento in cui la maggioranza che si insiederà al nuovo governo tenterà di scardinare questo importante pilastro. È una questione che dà sostegno anche a coloro che un lavoro già lo hanno ma che sono sottopagati, non riescono ad arrivare a fine mese, perciò ottengono un'integrazione dal reddito di cittadinanza. Credo che sia un tema molto importante quello anche delle politiche attive, su cui l'abbiamo detto chiaramente, il reddito di cittadinanza non ha funzionato ed in questo ci sarà necessità e bisogno di dialogo con la maggioranza subentrante al governo, in quanto in particolare in Regione Abruzzo rappresenta il governo di Regione Abruzzo, quindi il governo che regola le politiche attive del lavoro che riguardano appunto i centri per l'impiego. E sulle possibili alleanze anche in vista delle future elezioni comunali e regionali in Abruzzo, la senatrice del Movimento 5 Stelle risponde così. Io credo che con il Partito Democratico sia necessario un dialogo chiarificatore, nel senso che le dinamiche di queste elezioni politiche, lo abbiamo visto, sono note a tutti, riportare sui territori le questioni dove non si sono ancora affrontate, ecco, credo che abbiamo delle praterie aperte. Il Partito Democratico deve fare chiarezza, è stato annunciato dal segretario Letta, credo nella giornata di oggi con un congresso, vedremo cosa accadrà al loro interno, perché è chiaro che con alcune componenti del Partito Democratico i lavori sono stati proficui in questo periodo, con un'altra parte meno. È chiaro che prima di sedersi a un tavolo con loro il Partito Democratico faccia chiarezza al suo interno.